CES 2016, siamo nella demo room che è stata allestita da Dell qui per la fiera, e questo è il nuovo Dell Inspiron 11 serie 3000 e il nuovo notebook ultra portatile, ultra economico della casa texana, destinato a un pubblico di giovanissimi, come risulta evidente già dalla scelta dei colori, perché abbiamo il bianco, il rosso con questa tinta molto vivace, molto accesa, e il blu. Il telaio è interamente realizzato in plastica e poi abbiamo una serie di finiture differenti a seconda delle varie superfici. Per la cover c'è una finitura glossy, perché questa parte ha una valenza estetica, viene mostrata agli altri, ma anche perché questo genere di finiture aiuta a proteggere il coperchio dai raschi. Mentre invece per il fondo abbiamo una finitura ruvida, che è sicuramente più pratica e aiuta a nascondere le ditate e lo sporco. Notiamo che non ci sono le griglie degli altoparlanti, è una buona notizia perché quando gli altoparlanti sono rivolti verso il tavolo la qualità del suono non è delle migliori. Notiamo anche una serie di viti posizionate tutto attorno che presumiamo possano consentire di rimuovere il pannello inferiore per accedere alla batteria, che comunque non è removibile. All'interno poi c'è una cornice nera che racchiude lo schermo da 11,6 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel, non è uno schermo IPS, e in basso sulla base notiamo qui in alto i due altoparlanti, poi una tastiera ad isola, non è retroilluminata ma comunque dimensioni ampie, tasti ben distanziati gli uni dagli altri, con una buona corsa ma soprattutto con un buon feedback alla pressione. Sono tutti indici che ci fanno intuire che possa essere comunque comoda per la scrittura. In basso al centro del palmrest c'è un touchpad multitouch con pulsanti di selezione annidati direttamente sotto la membrana sensibile. Infine qui notiamo questo particolare estetico che non è niente di eccezionale, ma che permette all'Inspiron 11 comunque di avere un design un po' più originale. Per quanto riguarda le interfacce, sul lato destro c'è il foro del lucchetto di sicurezza, una porta USB 2.0, un jack audio combo, e sul lato sinistro invece abbiamo il plug d'alimentazione, una porta, un'uscita video HDMI, una porta USB 3.0 e uno slot per schede di memoria microSD. Andiamo a dare un'occhiata alla configurazione hardware sul modello bianco e vediamo che ci sono, aprendo le informazioni di sistema, processori Celeron N3050, quindi processori Braswell, e infatti completamente a dissipazione passiva perché questi processori sono molto efficienti. Altre configurazioni possono ospitare Pentium N3700, ci sono in questo caso 2 GB di memoria RAM, ma possono ospitare fino a un massimo di 4 GB, e lo storage parte da 32 GB eMMC e arriva fino a 500 GB su hard disk magnetico tradizionale. Nelle configurazioni con drive eMMC si tratta di Cloudbook, quindi l'Inspiron 11 3000 nella configurazione base è il primo Cloudbook di Dell a tutti gli effetti. Lo spessore è di 1,85 cm, ma nelle versioni con hard disk magnetico sarà di 2 cm. Arriverà sul mercato a partire dal mese di febbraio. In Europa non arriva la versione Cloudbook, ma semplicemente quella con l'hard disk magnetico e 4 GB di RAM. I prezzi per l'Europa sono ancora sconosciuti, non sono stati ancora comunicati, mentre negli Stati Uniti si parte da $199.